Oh, buongiorno cari amici, siamo in collegamento con Dubai e abbiamo con noi. Ma chi abbiamo con noi? Sento pure i cani. Vabbè. Pronto? Pronto? Ma dove stai? In Siete? Siberia o a Dubai? Non sento bene. Ecco, adesso la sento. Io non sento bene niente, che non capisco che cosa stiamo facendo. Chi è lei, signora? Io sono Alfredo, anzi, Cesare Ragazzi, te lo ricordi? E di cosa si occupa? Ma che vuoi sapere? Pronte? Ma che vuoi Pronte? sapere? Ma che vuoi? Signora, vorrei sapere chi essere lei. Mi date uno straccetto che sto schermo è un pochetto opaco, io lo vedo tutto bianco, sto signore. È tremendo questo collegamento. Questo signore qui non è Signore e quello che dovevo signorina, intervistare. signore o signorina, Io sono single, si vede? insomma, credo che non possa nient'altro che essere così. Non vedo come lei potrebbe essere di interesse per altre estreme della coppia. Ma invece di dire tutte queste cose assurde, perché Io non veramente le ho proviamo a dire? chiesto, io veramente le sto chiedendo semplicemente chi è lei, di che cosa si occupa, dove abita, che lavoro fa, dove ha fatto le scuole elementari, l'università, i corsi di aggiornamento, chi era sua madre, chi era suo padre, chi era suo nonno. Ma mi hai rimesso in collegamento con questo qua, che mi chiede tutte queste cose. Ma perché non me ne mettete un altro? Io dico, Senta, no. signora, Pronto? signora, Siamo in onda? io non capisco che stiamo parlando a fare. Siamo in onda? Io non Cosa? vedo niente. Ma dove sta? Io vedo un bosco, vedo, mi sembra una scimmia. Chi è quella cosa lì? Ma chi è? Ma che è? Ma chi è? Oh. Ma chi sei? Parli? Prova un po' a parlare. Non è umano. Non è umano. Però sembra. Secondo me c'è un'interferenza. È un uomo che vive nei boschi. Adesso, signori, in questa puntata dei documentari sulla natura, possiamo ammirare un essere antropomorfo. Lo vedete? Mezza sedia, mezza uomo. Eccolo lì. Si nutre di plankton, come i pesci. Guardate. Voi lo vedete così, prosaico, insignificante, direi quasi quasi assente, eppure è lì. Può parlare? Ha imparato a parlare? No, non parla, non pensa, ma vive, e quindi c'è, è lì. Però io me l'aspettavo più bello, sinceramente. Mi avevano detto che era alto, biondo, un po' con gli occhi celesti, un occhio celeste, almeno uno. Invece manco quello. Guardate un po'. Ride sempre, ride.
Papà, così? Mamma. Perché voi dovete sapere che sin dall'epoca del Paleolitico e poi arrivando al Neandertaliano l'evoluzione è stata proprio minima, minima. Non si sono evoluti più di tanto. Vedete, tutti quei peli proprio una schifezza, tutti questi peli. Ma proprio da... Come si fa? Ma guardatelo un po'. Ve lo immaginate a casa vostra, seduto sul divano, che fa così? Eccolo. Lui sta bene nei boschi. In mezzo ai calcinacci. No? Eccolo. Vedete? Meditate, gente. Se non vi acculturate, diventerete così. Così. Quindi, seguiteci, perché sennò diventate così. Mezza sedia, mezzo uomo, e state lì. E basta, state solo lì. E invece no.